una delle auto più amate dalle famiglie italiane, ma anche dai tassisti, eppure dal parco flotte si è appena rinnovata, Corolla 2023. Adesso ha motori più potenti sia per quanto riguarda il 1.8 sia per quanto riguarda il 2000. Un pacchetto di aiuti alla guida e quindi di sicurezza più evoluto e, dicono anche in Toyota, un piacere di guida migliorato. Quindi in questo breve primo contatto vediamo di capire come stanno un po' le cose. Corolla, prima si chiamava Auris, lo sapete, addirittura è nata nel 1966, quindi siamo alla restyling della dodicesima generazione della compatta di Toyota. Un'auto che nella sua storia addirittura ha venduto qualcosa come 50 milioni di esemplari in tutto il mondo, quindi una vettura globale. Lei è ibrida, lo sapete, anzi full hybrid per essere precisi. Per come la vedo io, ancora il miglior metodo, la miglior tipologia di elettrificazione oggi sul mercato. Perché non devi stare a ricaricare nulla, quindi non hai cavi da attaccare alla presa, non devi spendere soldi per abbonamenti, costo dell'energia, fa tutto da sola. Insomma, per dirla alla milanese, zero sbatti. E allora torniamo a Bombazza sulle novità, che a livello estetico non sono tante, ci tornerò a breve, quanto più che altro sotto pelle, partendo proprio dai motori. 1.8 che guadagna 18 cavalli, siamo adesso a quota 140, e riesce anche a limare le emissioni di CO2. Il 2000 invece arriva a 196 cavalli, più 12 rispetto al 2000 precedente, una potenza, devo dire, di un certo livello se parliamo comunque di una full hybrid. Anche in questo caso diminuiscono le emissioni di CO2 e anche i consumi, a detta di Toyota. C'è una nuova batteria agli ioni di litio, più leggera, da cartella stampa il 14% in meno. Non mi hanno voluto comunicare il dato preciso sulla capacità di questa batteria, quanto invece ci hanno tenuto a sottolineare che adesso questa batteria è più rapida, quindi nel caricarsi, quindi nel fornire energia al motore elettrico. Allora, vediamo dal posto guida cosa è cambiato nello specifico. Per prima cosa la strumentazione. Adesso c'è un pannello digitale da 12,3 pollici, configurabile. Vi faccio vedere adesso cosa si riesce a fare. Ci sono più schermate, diciamo, relative a diverse informazioni. Prima, per esempio, avevo quella con al centro il navigatore. Lo schermo è molto ricco, si legge bene e a colori. Ovviamente poco più in alto c'è l'head-up display, da qui non si vede, però è ben integrato, anche in questo caso tantissime informazioni, a colori anche lui. L'altra novità è lo schermo, 10 pollici e mezzo, quindi più grande, è bene in alto, per cui si riesce a vedere bene dal posto guida, non c'è bisogno di distrarsi troppo, ma soprattutto si aggiorna a livello di sistema e quindi di velocità di calcolo, di funzioni. C'è un collegamento over the air, c'è la possibilità di avere per 4 anni gratis, per esempio, tutta una serie di funzioni in cloud e non, oltre poi a tutti gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo. Insomma, rimane un prodotto questo facile da usare, non richiede particolari, diciamo, sforzi mentali, perché la grafica è chiara. Anche in questo caso le funzioni sono facili, si interagisce in modo abbastanza semplice, pur non avendo magari tutta questa dimestichezza con l'utilizzo di questi sistemi. Un dettaglio migliorabile poi è la telecamera posteriore, che non è ad altissima risoluzione. Più in basso rimane il climatizzatore, mi piace perché ancora una volta i tasti sono fisici in questo caso, non bisogna entrare nel menu della macchina, ma è tutto qui, per cui istantaneamente, velocemente posso regolare la mia temperatura. Più in basso è presente la piastra induzione, che è un optional sulle altre versioni, ma in questo allestimento, che è il GR, fa parte della dotazione di serie. Ci sono anche sedili riscaldabili su due livelli. E questo allestimento poi trova all'interno tutta, come dire, la sua massima espressione in questi sedili. Sedili belli da vedere, con questa parte che è in simile alluminio, quindi molto più profilati, diciamo, della versione standard, perlomeno nei disegni anche e nelle impunture. Marchietto GR anche qui.
Insomma, non si è stravolto l'abitacolo della Corolla, è rimasto sostanzialmente lo stesso, buono, ben fatto di prima. Guardate, anche qui i materiali sono di qualità, ci sono plastiche che sono morbide un po' dappertutto, anche sui pannelli, al centro porta, parte per le relative alle braccia ovviamente morbida. Quindi insomma l'idea è che tutto sia molto ben fatto, molto ben costruito, molto ben assemblato. Ci sono dettagli che magari te lo fanno capire, anche come questa impuntura qui intorno al cambio. Quindi vi dicevo, non ci sono tanti stravolgimenti, però ecco, trovarsi qui davanti una strumentazione digitale, un display più grande, oltre alle DAP display lì a colori, devo dire che ha aggiornato, ha svecchiato, ha reso più moderno, no, tutto il cockpit e tutta la plancia della Corolla. L'appunto che faccio è un po' alla mancanza di portaoggetti. Qui, vedete, Toyota ci ha messo due bricchi dell'acqua per non morire di sete, però oltre questi due piccoli scompartimenti in effetti non c'è molto altro. Qui posso riporre il telefono, come vi ho detto, però ho solo a disposizione un altro piccolo pozzetto sotto il bracciolo. Allora, io ho scelto per la prova l'allestimento GR Sport, quello più sportivo appunto. Il body, come dicono in inglese, la carrozzeria è quella della Touring Sport, per dirla alla Toyota maniera, quindi l'allestimento che qui in Italia da noi va per la maggiore. I dettagli estetici che fanno capo a questo allestimento non sono tanti, ma comunque ci sono e fanno la loro bella figura. In primis questa parte sottostante in nero lucido. Ulteriori dettagli sono i cerchi in lega, che qui di serie sono da 18 pollici. La spalla è piuttosto bassa, 40, 225 l'impronta a terra. C'è poi tutta una striscia, anche in questo caso nero lucido, in questa bandella laterale, e lo stesso motivo lo troviamo anche per l'anteriore. Qui sull'anteriore debutta la nuova firma luminosa, che poi tanto nuova non è, perché richiama molto da vicino quella precedente, ma in questo caso i tecnici hanno inserito un'unica fascia luminosa a LED. Ci dice poi che l'allestimento GR Sport anche il battitacco firmato. E visto che sono qui, parliamo un po' di prezzi, perché per averla in questo allestimento più sportivo, e mi riferisco però alla hatchback con il 1.8, bisogna tenere in conto 32.300 euro di listino. Per averla Touring Sport, quindi station wagon, bisogna aggiungere ulteriori 1.500 euro. E per avere il motore 2.000, quindi il più potente, da 196 cavalli, che tra l'altro anche le sospensioni elettroniche che si rigidiscono o si ammorbidiscono a seconda dei casi, ci vuole un'aggiunta di ulteriori 2.200 euro. Parliamo quindi di sicurezza. Ve lo dicevo in apertura, Corolla 2023 porta al debutto su questo modello ovviamente una serie di nuovi sistemi. La telecamera qua sopra adesso riesce a scannerizzare, riesce a vedere una porzione di strada maggiore rispetto alla precedente Corolla, in modo tale da rendersi conto prima di eventuali ostacoli anche più vicini, cosa che prima non succedeva. In più è stato introdotto un sistema, e saranno contenti i ciclisti, che evita di aprire lo sportello proprio quando sta sopraggiungendo un ciclista. Quindi la portiera rimane bloccata e quindi si ha quell'attimo, quel secondo in più per evitare il disastro. Altro piccolo dettaglio, adesso ci sono dei sensori sui sedili posteriori che rilevano la presenza magari di un bambino, e quindi scendendo dalla macchina ti avvisano che potresti star dimenticando qualcosa dietro. Beh, alla guida devo dire che la Corolla continua ad essere una macchina solida, ben fatta, piacevole, un'auto che si lascia guidare in tutte le situazioni con grande relax, un po' per il silenzio a bordo, visto che l'insonorizzazione è sempre molto molto curata, un po' perché chiaramente si viaggia in elettrico e quindi si spengono i pistoni, rimane quindi un telaio ben fatto, un'auto che ti viene dietro anche se imbocchi una strada di montagna, anche se, come dire, vuoi prendere due curve in modo un po' più spigliato. La Corolla non si tira assolutamente indietro, lo sterzo è preciso, rimanda un buon feedback, per quanto, ripeto, il tutto è da incasellare
ovviamente su un'auto media, su una station wagon, quindi va fatta la tara ovviamente, però lo sterzo risponde bene, è abbastanza preciso. Il motore poi, sono sul 196 cavalli, chiaramente non posso dirvi di sentire al pedale questa potenza aggiuntiva rispetto ai 184 del modello precedente, ma anche in questo caso quando si chiede spinta la macchina c'è, e in più, visto che il sistema elettrico è stato migliorato, quindi hanno i tecnici lavorato parecchio sulla spinta del motore elettrico che fosse più rapida e più efficace possibile già da subito. Questo posso dirvi invece che si sente, si percepisce, quindi ecco, Corolla si lascia guidare con grande piacere, tant'è che addirittura i numeri, cartella stampa alla mano, parlano di uno 0-100 in 7 secondi e 4, cioè quasi mezzo secondo meno del modello precedente. Tutto questo per dirvi che effettivamente un certo brio si sente, e comunque 196 cavalli non sono affatto pochi. In cartella stampa si parlava di un'insonorizzazione migliore rispetto al passato, questo lo verificheremo con gli strumenti certificati di quattro ruote che ci diranno davvero, fonometro alla mano, se le cose stanno realmente così. Hanno anche detto di aver migliorato in qualche modo la fluidità di marcia, quindi il lavoro di questo cambio non cambio, come lo chiamo io, ECVT a variazione continua. È chiaro che un certo effetto scooterone, passatemi il termine, diciamo trascinamento meglio, ecco, comunque si sente, ma è stato ancora una volta, e questo si è ridotto via via che le generazioni si sono susseguite, è stato maggiormente e ulteriormente ridotto rispetto al passato. Morale della favola, imparando a conoscere come si guida una vettura ibrida, quindi senza stressare troppo il pedale del gas, cercando di veleggiare, cercando di sfruttare quei momenti in cui l'elettrico si fa presente, Corolla si guida davvero un gran bene. Perché poi è questo quello che lei ti chiede, non è un'auto da strapazzare, rimane un'auto per famiglia, anche in questo allestimento GR Sport, con queste sospensioni che possono irrigidirsi o ammorbidirsi. Ma voglio dire, la sua natura è certo quella di un'auto per famiglia, che deve essere comoda prima di tutto, deve essere confortevole, e in questo ancora una volta Corolla per me ha centrato l'obiettivo. Ad aprire brevemente il capitolo consumi, durante il mio tragitto mi sono messo su strade cittadine, extraurbane, ho fatto anche un po' di montagna. Ad ogni modo, ecco, non è un dato veritiero, nel senso che, come al solito, aspetto di averla in officina lì da noi a quattro ruote al centro prove per capire come stanno davvero le cose. A volervi dare un'indicazione di massima, posso dirvi che adesso, avendola stressata anche tanto, lo ammetto, quindi essendo andato un po' sopra le righe rispetto a quello che normalmente si fa con un'auto del genere, beh, il computer di bordo mi segna un consumo totale di media di 5,8 litri per 100 km, che devo dire non è affatto male. E in più, per insomma tirare un po' le fila del discorso, torno a dire che secondo me la questione del full hybrid oggi ha ancora il suo perché. Rimane facile da usare, rimane intuitivo, non bisogna cambiare troppo le abitudini, non bisogna dipendere da colonnine o comunque da un'elettricità che va pagata, poco o tanto che sia, per cui è il miglior sistema, quantomeno efficace, per tenere bassi i consumi e regalare comunque anche un certo piacere di guida che non guasta mai. Prima di chiudere, brevissimamente gli allestimenti, che poi in realtà sono due facili, Active e GR Sport, come quella che sto guidando. Basta, si può avere 1.800 o 2.000 in versione hatchback, cioè la 5 porte, oppure station wagon, che in Toyota chiamano Sport Touring. E parlando di allestimenti, qui vedete ce le ho tutte e due, cioè c'è la versione GR Sport, lei, con un frontale che è totalmente diciamo disegnato da questa linea in nero lucido, e poi invece qui di fianco c'è la versione active che si riconosce perché adesso ha questi due nuovi motivi cromati alla base del paraurti. Per il resto, diciamo, le differenze non sono tante,
vedete che qui manca quella bandella in nero lucido che invece ha la versione GR Sport, e poi qui ci sono dei cerchi che non sono quelli di serie, perché di serie monta i 16 pollici, ma sono dei 17, comunque molto belli anche questi. E adesso, come al solito, tiro in ballo voi. Nuova Corolla si è aggiornata in punta di matita lato esterni, ha guadagnato qualcosa di più sostanzioso invece fronte sicurezza, nuovi motori, ma la domanda che vi faccio è: scegliereste ancora lei oppure preferireste una SUV? Beh, io la mia risposta ce l'ho qui e forse la conoscete anche, però voglio che mi diciate la vostra qui sotto nei commenti.